Benvenuti tutti su questo canale. Stiamo per trasmettere la registrazione dell'udienza del processo dell'Utri che si è tenuta a Palermo il 13 luglio del 1998. Buon ascolto a tutti. Scolano nato. Giorno, mese, anno. 26.05.53. Giorno, mese, anno. 26.05.53. Senta, parli un po' più lontano dal microfono, per favore, che non sentiamo bene. Allora, senta, signor Cosimo, lei viene sentito nell'ambito del presente procedimento penale a carico di dell'ultimo Marcello Cina Gaetano, quale imputato in reato connesso. Come tale ha facoltà di non rispondere? Lei intende avere questa facoltà o vuole rispondere? Non rispondo. Vuole rispondere, benissimo. Allora, sono il ministro, buon piacere. Signor Cozzolino, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Io volevo sapere da lei, collabora con la giustizia da che data? 6 luglio 94. Nell'ambito di questa sua collaborazione lei ha specificato in particolare di appartenere a quale organizzazione criminale e di avere commesso quali crimini. Non le chiedo chiaramente tutti i crimini che lei ha svelato, diciamo, all'autorità giudiziaria, intendo dire in quali settori in particolare ha parlato con l'autorità giudiziaria di Napoli. Io con l'autorità giudiziaria di Napoli ho parlato di traffico di stupefacenti e del mio gruppo, il gruppo Cozzolino, e di altri gruppi campani. In particolare, siccome noi, come lei capirà, noi a Palermo abbiamo una conoscenza non approfondita di questi fenomeni napoletani, vorrei che lei specificasse, ecco, il gruppo Gozzolino, dove era stanziato, in quale territorio e se c'erano dei gruppi contrapposti, chi ne faceva parte, i principali esponenti, diciamo. Sì, il gruppo Gozzolino è ubicato a Ercolano, Napoli, nei paesi vesuviani, quindi confinanti poi con il gruppo Vollaro, il gruppo Ascione, il gruppo Giunta, alle spalle del Vesuvio il gruppo Alfieri, quindi del mio gruppo facevamo parte mio fratello Simone che era il capo, mio fratello Riccardo, io e altri membri della famiglia ed altre persone del nostro gruppo. Senta, nell'ambito delle attività criminali che voi ponevate in essere, avevate anche contatti con Cosa Nostra siciliana? Sì, dagli inizi degli anni 70. In particolare, con chi di voi aveva contatti e con chi avevate contatti? Sì, io in particolarmente con i gruppi siciliani, io, mio fratello Riccardo, anche mio fratello Simone, ma in particolarmente io e mio fratello Riccardo, con il gruppo di Corso dei Mille, che era Pietro Vernengo, Nino Vernengo il dottore. Poi abbiamo avuto rapporti con Mariano Agate e il resto, diciamo, ma maggiormente avevamo avuto rapporti con Mafra Francesco, sempre del Santa Maria di Gesù, il gruppo Bontate. Lei ha conosciuto personalmente Bontate? Giovanni Bontate, sia Stefano Bontate, sia Giovanni Bontate, che ho avuto modo pure di starci in carcere insieme. Con Stefano o con Giovanni? No, con Giovanni sono stato in carcere. Con Giovanni è stato in carcere. Senta, i rapporti che voi avevate quindi con Bontate e con Ivernengo riguardavano che cosa in particolare? Cioè, che cosa facevate insieme? Sì, noi con i gruppi siciliani abbiamo iniziato in Campania con il tabacco lavorato estero, contrabbando di sigarette. Lo può Questo è specificare? Mi l'inizio scusi, signor Pozzolino, ecco, gli anni dovrebbe specificare. degli anni. Sì, esatto. Allora, con il gruppo Vernengo, i rapporti erano dal 75, sono iniziati i rapporti 75-76, poi protrattisi fino al 92. Quindi avete cominciato con il TLE e poi Sì, successivamente. con il TLL, avevamo grossi contatti. No, non si sente, mi scusi. Si Ho sente. iniziato con il tabacco lavorato estero con i gruppi dei Corso dei Mille. Poi con le sigarette abbiamo iniziato prima con il traffico di hashish, proprio caricavamo in Libano. E poi Sì, successivamente avete fatto anche traffico di altre sostanze stupefacenti?
Sì, abbiamo iniziato in Campania poi perché in Sicilia era dove si lavorava la morfina base e si trasformava in eroina. E allora il chimico allora era Bruno Gentile, sempre palermitano, era il chimico, diciamo, proprio colui che poi ha dato, diciamo, impronta a Nino Vernengo il dottore, a Marino Mannoia. Bruno Gentile è stato poi uno imputato con noi anche nel 77, primo procedimento dal Tribunale di Napoli. Senta, lei è stato sottoposto a indagini da parte dell'autorità giudiziaria di Palermo negli anni 80? Sì. In particolare chi svolgeva indagini nei suoi confronti, se è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare? Sì, nei nostri confronti svolgeva indagine il dottor Falcone e il dottor Sciacchitano. Sciacchitano, giusto, sì. Il capo di... cioè, lei ricorda di che cosa era accusato? Sì, eravamo accusato di ingente traffico di importazione, raffinazione, importazione, esportazione di morfina e eroina con gli Stati Uniti d'America. In concorso con voi? Sì, non so lei da quando sta nella procura di Palermo, ma eravamo accusati dai famosi collaboranti stranieri infiltrati, il Gillette, lo Charlier e il Barbet, che poi si sono rivelati gente infiltrati della DEA, del BIC belga e svizzero. Sì. Senta, in particolare io volevo sapere, quindi in queste indagini e nella fattispecie non solo in queste indagini, ma comunque di fatto, quali erano i palermitani a cui voi vi riferivate per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti? Cioè chi erano i soggetti che investivano insieme a voi denaro in questo traffico illegale? Sì, c'era Mariano Agate, che non è di Palermo ma è di Mazzara del Vallo. C'era Franco Mafra con il fratello Giuseppe. C'era Bondate, che poi era, diciamo, il referente di Santa Maria di Gesù, diciamo che era il capo, che tutto svolgeva Franco Mafra, perché Bondate si vedeva pochissimo, insomma non si vedeva quasi mai, che era il capo, insomma, di quella batteria. Senta, questi soldi, lei ricorda chiaramente anche, oltre ad aver investito soldi, ne avrete anche guadagnati, io presumo. Dico, questi soldi che guadagnavate, come li investivate? Sì, noi per i soldi investivamo, quando abbiamo fatto il lavoro, io prettamente ero addetto a trasportare tutta la morfina base per rifornire poi il laboratorio del dottore di Nino Vernengo e del gruppo che facevo referendo con Mafra. Quindi io ero addetto al trasporto di tutta la morfina base che si prelevava a Milano e si trasportava in Sicilia. Quindi ero addetto io per il trasporto. Quindi per i capitali se la vedeva mio fratello Riccardo. Mio fratello Riccardo. Riccardo. Quindi per quanto riguarda... Sì, mio fratello Riccardo, che oggi sta in Tanzania. E lei sa come venivano investiti questi miliardi? O milioni, insomma, questi soldi? Sì, io le posso dire, per quanto riguarda i soldi che poi sono andati persi, tramite il Bondate con il Mafra, che stava sempre anche Vittorio Mangano, che stava spesso alla calcestruzzi del Mafra Francesco, e quindi c'era stata fatta una riunione al ristorante, che erano andati a mangiare, io ero partito ed avevano deciso di investire questi soldi che erano stati importati in Sicilia con il traffico di eroina con la morfina a base. In che anni si... Quindi siccome c'era un fiume, mi scusi, in Sicilia. Dovrebbe specificare sempre l'anno in cui si svolgono i fatti che lei... Sì, sì, fine 78-79. Quindi quanti soldi erano, prima di tutto, se lo può specificare? Ma del gruppo che avevamo fatto noi, il nostro tipo di lavoro, c'era un fondo di 70 miliardi. Del vostro gruppo, ma gli altri gruppi avevano investito altri soldi, che le sappia? Sì, io ho assistito in un'occasione con, possiamo parlare perché c'è Mafra Giuseppe che è vivente, quindi parlare adesso di Mafra Francesco che è scomparso, quindi c'è tipo Mafra...
Riferisca quello che sa, al di là del fatto se siano o non siano in vita. Riferisca le circostanze di cui ho conosciuto. Sì, sì, stavo spiegando, come mi sa. Quindi c'era, in un'occasione c'era, come me, che era esternavo che non volevo investire questi soldi, ma volevo quel poco che mi spettasse. Quindi prendere i miei soldi e non investire con altre persone. E un giorno nella caccia a struzzi di Santa Maria del Gesù, stavano quasi venendo alle mani sia Pippo col fratello Francesco, perché Pippo era contrario all'investimento di questi soldi. Quindi già avevano investito altri soldi, quindi non era il caso di investire quest'altri loro soldi che avevano guadagnato, in quanto dovevano già allargarsi loro con la caccia struzzi, avrebbero fatto il lavoro sulla circunvalazione della Messina Marina. Quindi si stava dando alle mani. Se può ripetere l'ultima parte, perché non si è sentito. Per quanto riguarda i soldi investiti, l'avevo detto che per quanto riguarda i soldi che stavano a terra, che si dovevano dividere i 70 miliardi, c'era stata una discussione accesissima alla caccia struzza di Santa Maria del Gesù con Pippo Mafara e suo fratello Francesco, che lui non era d'accordo di continuare a investire tutti questi soldi quando c'era stata data una buona parte di miliardi a investire a loro. E il fratello sosteneva che lui con questo investimento avrebbe potuto fare i lavori di Movimento Terra e avrebbe potuto prendere tutto il cemento in mano sulla Lombardia, insomma. Quindi Pippo non era d'accordo ad investire. Forse quando lei si avvicina troppo si stacca, quindi non si dovrebbe avvicinare troppo perché non abbiamo sentito l'ultima parte. No, una cosa volevo chiedere, lei quindi era presente a questa riunione, diciamo così, in cui i due Mafara parlavano tra di loro? Sì, io non ho problema, posso chiedere anche confronto col Mafara, col Pippo Mafara, insomma. Certo, quindi lei era presente? C'è struzzo quando c'è stata questa discussione accesissima. C'erano altre persone presenti? No, dopo poco arrivò il fratello Giovanni, più piccolo, che... Io sono andato poi con lui. Ho capito. Senta, lei ha detto appunto dell'investimento di questi 70 miliardi e che si dovevano investire a Milano, però non ha specificato come, nel nord forse ha detto, non ha specificato né come né tramite chi. Sì, no, io non è che gli ho dato io i soldi personalmente, io mi aspettavo la mia quota, sono stato interpellato da mio fratello per dire guarda, i soldi non li dividiamo adesso perché vanno investiti, e io non ero d'accordo, quindi sono stati investiti, secondo loro i soldi sarebbero stati quadruplicati, in quanto Stefano Contate era quella che era la persona serissima, quindi il suo referente che era Vittorio Mangano era già in Lombardia, quindi dovevamo stare soltanto tranquilli perché era un momento buono per noi di guadagnare tanti soldi, quindi non sono stato io alla riunione presente con mio fratello Riccardo, Bondate, Mariano Agade, Mangano, quindi io non ero presente, mi è stato poi riferito da mio fratello Riccardo che i soldi non sarebbero stati divisi quell'estate perché sarebbero stati investiti a loro. Io le stavo chiedendo se lei specificamente sa chi era la persona che doveva curare questo investimento, oltre Mangano Vittorio, se vi erano altre persone. Sì, per quando sapevo io era il Dell'Utri. Dell'Utri sa il nome? Marcello. Questo fatto che Marcello Dell'Utri dovesse occuparsi del reinvestimento di questi soldi, le venne detto da chi? Se lo può ripetere, perché forse l'ha già detto. Ma io ho assistito alla discussione accesissima, sia dettomi da mio fratello direttamente che lui aveva fatto la riunione, quindi andavano investiti i soldi perché noi facevamo questo lavoro per guadagnare i soldi, quindi io volevo la mia parte perché già avevo rischiato a portare in Sicilia centinaia di chili di morfina base, quindi poi ho assistito alla discussione accesissima tra il Pippo Mafara e il suo fratello Francesco. Alla fine poi è intervenuto suo fratello, è arrivato Giovanni, più piccolo, e ha messo un po' di calma e poi io sono andato via con lui. Quindi il nome è stato fatto in quella circostanza? Sì, anche in quella circostanza. Anche in quella circostanza. In quali altre circostanze le è stato fatto il nome di Marcello Dell'Utri? Da mio fratello Riccardo, che io volevo sapere i miei soldi. Cioè, stai tranquillo perché non sai dove stanno andando i soldi vanno sicurissimo. Perché vanno in mano a persone di fiducia, fidatissima del compare Stefano. Compare Stefano sarebbe Stefano Bontate?
Bondago. Ci sono state altre occasioni in cui lei ha sentito parlare dell'Utri o comunque di reinvestimento nella zona di Milano o nel nord? No, io soltanto purtroppo poi è successo che il dottor Falcone ci ha arrestati tutti, ha incominciato da Mariana Agate e quindi è andato un po' disperso questo capitale, quindi alla fine avevo ragione io. Quindi in altre circostanze non ho sentito parlare, però io sono rimasto sempre che i miei soldi erano andati a finire, diciamo, a questo signor Dell'Utri. Lei è stato incarcerato in che periodo? 3 aprile 81. Fino a quando? 24 gennaio 90. Senta, in questo periodo lei ha avuto modo di incontrare sempre in stato di detenzione Mangano Vittorio? Sì, io Mangano Vittorio poi l'ho incontrato al carcere di Luciardone. E lei ha avuto modo di parlare con Mangano Vittorio di queste circostanze? No, perché il investimento non l'avevo fatto io, ma io in quel periodo ero detenuto sia io che mio fratello Riccardo al carcere di Luciardone. Eravamo in cella sia con il Buscetta figlio, eravamo in cella con Pietro Vernengo, c'era Pino Savoca, insomma era una cella, eravamo messi solo noi due, come napoletani in cella con loro eravamo messi solo io e mio fratello come napoletani, insomma. E quindi mio fratello, siccome la comandavano un po' loro, le celle erano aperte e si potevano recare presso lo spazio che c'è davanti alle sezioni, che c'è la Madonnina con la vasca, e parlavano tra di loro, insomma. E mio fratello mi diceva di stare tranquillo in quanto loro, lui era molto amico con loro, io onestamente ho sempre dubitato, per cui non mi andava neanche di discuterci. Ho capito, quindi era suo fratello che manteneva i contatti con questi, anche in carcere. Giovanni, era anche Bondato e Giovanni detenuto in quel periodo. E quindi mio fratello mi rassicurava. Non si è sentito. In quel periodo c'era detenuto anche Giovanni Bondate. C'era detenuto anche. Quindi mio fratello mi rassicurava. Sì, in quel periodo. E quindi mio fratello mi rassicurava che di stare tranquillo, che i miei soldi mi sarebbero stati restituiti, insomma. Senta, dopo lei ha detto, se non ricordo male, che nel 1990 lei è stato poi scarcerato. No, semilibero. Ah, era semilibero. Nel carcere di San Vittore. Lei, da quel momento in poi, dalla sua semilibertà, si è rioccupato di questa vicenda che riguardava il reinvestimento di denaro a Milano? Sì, io ho tentato di scavalcare mio fratello Riccardo perché, come ho detto poc'anzi, lui cioè, stravede per queste persone, quindi ho cercato al modo mio di almeno di sapere se veramente questi miei soldi erano stati dati a questa persona. E quindi tramite Angelo Birondi, che è commercialista a Milano, almeno di farmi un appuntamento, perché lui mi diceva che ci poteva arrivare al signor Dell'Utri. Quindi era mia intenzione recuperare i miei soldi, perché io i soldi me li ho guadagnati sudando, onestamente, perché ho passato tanto di quelle notti sui treni da Milano a Palermo a Termini Imerese con valigie piene di morfina base, quindi il lavoro l'ho fatto io personalmente. Quindi ho trascorso tanto di quelle notti che i miei soldi me li dovevano restituire. E quindi tramite l'Angelo Birondi ho cercato di mettermi in contatto con questo signore, che poi non è stato possibile perché è venuto meno questo Birondi, che non mi ha mai fatto l'appuntamento. Quindi fortunatamente, perché se no oggi mi portavi un omicidio sulle spalle, cosa che non ho mai avanzato nessuno, però magari in un momento di fuoco poteva anche succedere. Senta, lei ha parlato di soldi che ha guadagnato illecitamente, chiaramente stiamo parlando. Esatto, ma io ho passato tante di quelle notte sul treno da Milano a Termini Imerese, perché scendevo la stazione prima, che ho rischiato sempre 20 anni di caccia, perché ogni viaggio minimo portavo 50 kg di morfina a base in Sicilia. Senta, questo Birondi di cui lei ha parlato, ci può specificare se lo ha incontrato personalmente, se lo può descrivere? Qual è il suo nome? Birondi? Sì, Angelo Birondi. Angelo Birondi. Lo posso descrivere? Sì, me lo posso descrivere, è un uomo su 60 anni, capelli bianchi, alto quanto me, io sono alto 1,80 m, quindi 1,80 m di altezza. Sono molto commercialista, molto distinta, veniva a trovarmi lì a Via Corelli, avevo un Alfa 164 verde bottiglia.
Senta, questa persona di cui lei sta parlando è mai andata a trovarla presso il suo studio o presso la sua abitazione? No, non ci andavo presso il suo studio perché stava al centro, quindi era lui che veniva due volte alla settimana, a Via Corelli, all'area alimentare dietro il Forlanini. Quando lei dice 60 anni, 60 anni riferiti, quando vi siete incontrati voi, per capirci? Noi, no, 91-92. E il Birondi aveva 60 anni allora o avrebbe 60 anni ora? Ma 60 anni li aveva allora. Li aveva allora, per comprendere questa circostanza. Lei in ogni caso sarebbe disponibile a un confronto con questo Birondi? Sì, sì. Che cosa, senza dubbio. Che cosa le disse in particolare il Birondi? Che mi avrebbe fatto l'appuntamento, che lui aveva suo cugino, che era uno, mi tirò un libro fuori dal cofre della macchina nella valigetta e aveva un libro con consiglio di amministrazione dal primo nome fino all'ultimo, il secondo nome era suo cugino, dice, quindi non c'è problemi di farti. Consiglio di amministrazione di cosa? È una delle società del gruppo Fininvest, cioè lui, di Milano. Insomma, lui gliela indicò come una delle società del gruppo Fininvest. Ma la ricorda sì, il nome? Sì, ricorda il nome di questa società? Ricordo. Come? No. No, non lo ricordo. Non ricordo il nome. In particolare io vorrei capire, lei ci ha detto qual è stata la sua risposta, ma lei che cosa disse a Birondi? No, Birondi, siccome ci vedevamo spesso, sempre dietro al magazzino, all'ufficio, gli spiego un po' la situazione, lui mi disse che non c'erano problemi perché mi avrebbe fatto incontrare la persona e mi avrebbe fatto chiarire, insomma. Io però gli avevo detto, a me mi sa che non so se riuscirò a recuperare i soldi, quindi evidentemente lui è andato un po' in paura quando gli ho detto se non mi restituisci i soldi io lo posso anche ammazzare. E da quel momento là il Birondi si è raffreddato un po' per attivarsi a questo incontro. Senta, una cosa volevo capire, quindi lei al Birondi specificò che a lei aveva investito una certa somma proveniente da traffici illeciti tramite dell'utile, cioè specificò tutto quello che ha detto oggi qua. Sì, esatto. In linea di massima gli ho spiegato un po' come stava la mia situazione. Ma questo Birondi che rapporti aveva con voi? Cioè, lei lo... Ma quello che mi sono fidato del Birondi perché lui aveva passato una disgrazia, era stato anche in semilibertà con noi e dormiva al piano di sopra dove stavo io in semilibertà. Quindi poi si è liberato e veniva a trovare. Disgrazia lei intende dire che aveva avuto problemi con la Non so, aveva passato un guaio con la giustizia, si trovava in semilibertà anche lui, quindi siamo entrati in ottimi rapporti, insomma. Ho capito, no? Perché questi dati sono importanti anche per poter identificare questa persona. Sì, si trovava in semilibertà a Piazza Filancieri a Milano, nel periodo in cui mi trovavo anch'io. Senta, lei tramite questo Birondi voleva anche riciclare del denaro di provenienza illecita? Sì, me l'ha chiesto lui perché io avevo fatto prestare 350 milioni al Castaldi e lui dice se ci vede ancora dopo aver no, non si è se ci sono soldi. Ho detto dopo aver appreso il fatto e gli ho spiegato questo fatto degli investimenti. Il Birondi mi propose se c'erano soldi da investire, lui era disponibilissimo, insomma. Lei ha parlato di un certo Castaldi, può specificare chi è questo Castaldi? Ciro Castaldi era il padrone dell'area alimentare in via Corelli a Milano. Alimentare all'ingrosso. Ha detto anche dove vi incontravate. Dove vi incontravate? Lo può specificare di nuovo? Forse non si è sentito bene. Sì, nell'ufficio della ARI Alimentari in via Corelli alle spalle del Forlanino a Milano. Quindi questo di cui lei parlava, di questo Castaldi, insomma. Sì. Giusto? Esatto. Senta, lei ha avuto modo di parlare anche con un certo Conte, genero di Nino Vernengo, sì. Di questi fatti? Esatto. Che cosa disse in particolare? Ma noi con il Conte, il dottore sarebbe Nino Vernengo, stavamo facendo un lavoro che poi ne ho parlato anche all'amministratore di Napoli, è imputato nel processo Nemesi per questo fatto, stavamo facendo un lavoro di 70 kg di morfina base, con il dottore, quindi per fare i lavori mi ha mandato il genero a Milano, il Conte, e quindi l'ho accennato anche lui che ormai era tempo che stava aspettando questi miei soldi e lui mi ha rassicurato che mio fratello tramite il suocero si stava interessando per il recupero dei soldi. Questo avviene in che periodo?
Il Conte mi è venuto a trovare a Milano, era nel 91, fine 91, autunno 91, estate, inizio autunno. Senti, io volevo capire un attimo una cosa, in relazione a quelli che sono, diciamo, gli equilibri napoletani, il clan Pozzolino com'era situato, cioè da che parte stava, per riuscire a comprendere, anche ad orientarci? Sì, noi siamo stati sempre un po' un gruppo neutrale, ci sono anche collaboratori capi, collaboratori in campagna, purtroppo non ho mai potuto dire che abbiamo aderito ai loro gruppi, siamo stati sempre un gruppo abbastanza omogeneo per fatti nostri, che noi abitiamo alle falde del Vesuvio. Siamo stati sempre a guardare, un po' siamo stati sempre in buon rapporto con i siciliani sin dagli inizi degli anni 70, quindi siamo stati sempre un po' a guardare, abbiamo avuto una disavventura, un processo Tortora, NCO, primo grado, quattro fratelli, abbiamo preso una condanna 12 anni e 10 anni, in appello sono stati tutti assolti e sono stato condannato solo io a 6 anni, per me ritengo che ho subito un'ingiustizia, può anche succedere, per voi. Non aderivo a quel gruppo, ma questo non è il luogo, non è il caso in cui parlare. E fino all'ultimo aderito al mio gruppo, e quindi oggi abbiamo fatto. No, non abbiamo sentito proprio niente, mi dispiace signor Cozzolino, te lo vorrei ripetere. Ho detto, il nostro gruppo era un gruppo che è stato sempre... Mi sente? Sì, ora la sento. Siamo stati sempre un gruppo autonomo, non abbiamo mai aderito né a Cutolo, né a Alfieri, né a Vollaro, cioè siamo stati sempre... Noi ci ritenevamo dei grossi commercianti di stupefacenti e quindi non era il caso di aderire un po'... Loro erano convinti che noi eravamo legati alla mafia, cioè, ma noi anche con la mafia siamo stati sempre in ottimi rapporti, ma di affari, e mai stati sottomessi ad aderire a affari mafiosi, ad essere, diciamo, legalizzati. Senta, per quello che è la sua conoscenza, nel napoletano vi erano, oltre le associazioni proprio di tipo camorristico, vi erano anche delle associazioni direttamente legate a Cosa Nostra Siciliana? Sì. Ma non, sì, esatto. E chi può indicare le persone, se lei le conosce, che ne facevano parte? E dove? Sì, per quanto riguarda il gruppo che faceva capo pure a Mariano Agate in campagna, era il gruppo di Torre Annunziata che fa capo a Mariano. No, non si sente. Per, no. Per il gruppo che faceva. Si fermi, sente? No, si fermi un attimo, signor Cozzolino. Non lo so, forse sarebbe il caso di fare una verifica, perché si sente sempre peggio, Presidente. Sì. Signora, mi sente? Bene, allora possiamo far rientrare il signor Cozzolino e il suo avvocato. Sì. Bene, allora il commissario può riprendere l'esame del collaborante. Sì, allora, signor Cozzolino, eravamo arrivati, io le avevo chiesto se lei conosceva le associazioni mafiose, diciamo, che vi erano sul territorio napoletano, le associazioni proprio legate a Cosa Nostra. Lei mi aveva cominciato a riferire su queste circostanze, se vuole riprendere? Sì, in Campania, per quanto riguarda Torre Annunziata, facendo capo al gruppo Valentino Gionta, che era referente in campagna della mafia siciliana. Lei diceva che erano vicini a Mariano Agata queste persone di Torre Annunziata. Sì, esatto. E poi vi erano altri gruppi? In Marano c'era il gruppo di Nuvoletta, Lorenzo, il suo gruppo. Ed era vicino a chi? Era vicino a chi come associato mafioso siciliano, questo gruppo di Nuvoletta? A Nuvoletta? Nuvoletta stava con Bondate. E poi vi erano altri gruppi, un certo Zazza, lei lo conosce? Sì, Michele Zazza, che era compare con Stefano Bondate. Senta, Michele Greco con chi aveva il rapporto di questi gruppi? Se ne aveva, per quanto è la sua conoscenza? Ma perché la mia conoscenza con Michele Zazza, che è di Portici, poi abitava a Portici, Michele Zazza, quindi il Greco, per quello che so io, a mia conoscenza... Il Zazza era in collegamento anche con il Greco di Ciaculli, insomma.
Senti, le faccio proprio le ultimissime domande. Lei con i Vernengo ha mai avuto modo di parlare di un sequestro di persona che si svolse a Milano nel 1974? E a seguito del quale, se non ricordo male, Pietro Vernengo venne arrestato proprio perché venne rinvenuto un suo documento per terra, poi sul luogo del delitto. Le venne mai riferito una circostanza del genere? No, non ci ho mai parlato di questo fatto. Pietro Vernengo, come il fratello Nino, come Marina Mannoia, a casa nostra venivano a mangiarci spesso, insomma, negli anni successivi al 74. Marina Mannoia chi? Sia Marino Mannoia, Mozzarella, sì. Con il dottore Dino Vernengo, con Pietro Vernengo, c'ho anche intercettazione telefonica del 77 dove lui mi chiama dalla Puglia quando incominciamo a lavorare in Libanese, scaricavamo 1000, 2000, 3000 kg di fumo alla volta, ci sono intercettazioni telefoniche dove mi chiede le bare le hai caricate, io non è che faccio il becchino che devo caricare le bare per i defunti. Quindi c'era a casa nostra veniva pure Bruno Gentile che era il chimico della mafia, come ho detto prima. Il vero, diciamo, prima che arrivasse Busquè in Sicilia negli anni Ottanta, prima c'era Bruno Gentile che ha iniziato con Nino Vernengo a fargli vedere le formule e anche a Marino Mannoia, insomma, per fargli raffinare la morfina a base. Sì, quindi lei ha avuto modo di conoscere Francesco Marino Mannoia? Sì, esatto. È stato anche in cella con me poi dopo, quando è stato arrestato e portato a Palermo. Ma lui era a conoscenza di questi traffici e di questo reinvestimento di cui lei ha parlato? Non so se, perché Marina Mannoia sicuramente aveva avuto i suoi traffici, non so se era a conoscenza, se il Bondate l'aveva messo a conoscenza del nostro investimento, della quota nostra di investimento. Non so se Franco era a corrente di questo, ma sicuramente penso che Franco Mafra gliel'avrà detto sicuramente, questo non lo so adesso. Signor Cozzolino, è l'ultima domanda che le faccio. Lei ha cominciato a collaborare, ha detto nel luglio, forse ho sentito male, del 94. 6 luglio 94. Sì. E per quale motivo ha cominciato a collaborare? Cosa l'ha spinta a collaborare? Ma io ho fatto, diciamo, prima perché lo Stato ha dato la possibilità di cambiare totalmente vita. E poi pure perché avevo fatto ritrovare delle armi che ci doveva essere una dimostrazione di forza. E poi pure perché avevo fatto ritrovare delle armi che ci doveva essere una dimostrazione di forza contro il 41 bis nelle nostre zone, che c'era il vertice del G7. E quindi io con i carabinieri ho fatto ritrovare varie bombe a mano, calace, mice e via di seguito, insomma. E quindi ho fatto la scelta poi di collaborare con la distrettuale antimafia di Napoli per un po' anche per salvare un po' la mia famiglia, che eravamo stati messi tutti quanti in carcere per traffico di stupefacenti, traffico d'armi, omicidio e via di seguito. Quindi per dire quanta sua conoscenza anche sulle reali responsabilità della sua famiglia? Esatto. Va bene, io non ho altre domande. Professore Parte Civile, nessuna domanda. Allora, signor Consiglio, risponderò ora alle domande dell'avvocato Tarantino, difensore dell'Utri Marcello. Prego, avvocato Tarantino. Signor Consiglio, per cominciare da dove lei ha terminato, ci ricorda per favore quando doveva essere questo attentato? Lei ha parlato di G7, ma non ricordo io la data in cui si tenne il G7 a Napoli. G7 a Napoli si tenne l'8 luglio del 1994. 8 luglio del 1994. E questo attentato era stato deciso da chi? Ma l'attentato noi avevamo discusso nelle carceri perché si stava malissimo, si prendeva anche qualche manganellata, e quindi di fare qualcosa anche noi, visti che i napoletani non avevano fatto ancora niente per dimostrazione di forza verso lo Stato che ci maltrattava nei 41 bis. Ma lei sa, e quindi era stato... lei sa se fu discussa anche con i palermitani? No, con i palermitani fu discusso con i calabresi del gruppo Coco trovato a Milano, per quanto riguarda i siciliani era stato un periodo che ero stato giù a Termini Merese, c'era in cella con me, adesso mi viene il nome, come si chiama, quindi facevamo il passeggio insieme io, lui, Pippo Calò, quindi lui che dormivamo in cella a Castelletto, nella cella accanto a quella di Pippo Calò, e disse quando vai a Napoli c'è da fare questo, se puoi parlare con i tuoi paesani che sono liberi di fare questa dimostrazione, perché stavamo veramente malissimo. Mi
Mi scusi, non ho capito. Poi sono anche... In cella con me dormivamo a Castelletto io e Peppuccio Lucchese. Peppuccio Lucchese, ma anche Pippo Galoqui era informato per quanto lei ne sa di questa vostra... No, non abbiamo discusso, non abbiamo discusso con Pippo al passeggio, avevamo discusso io e Lucchese. Dormivamo in cella a Castelletto, uno sotto e l'altro sopra. È idea se Lucchese parlasse a nome proprio oppure a nome dell'organizzazione Cosa Nostra? Non lo so, disse, voi napoletani discutavamo, non avete fatto ancora niente, per cui ci maltrattano, quindi io dissi, già ho avuto l'imbasciata dai calabresi, quindi vediamo cosa si può fare. E poi avevamo deciso questo tramite un nostro paesano, l'avvocato Cesare Bruno, che stava fuori, era libero a Napoli, quindi avevamo deciso di dare una dimostrazione di forza contro questo G7, che per, di tirare qualche bomba a mano, di sparare qualche raffica di mitragliature su... nel passaggio delle First Lady su Ercolano, che dovevano visitare la Villa Campolieri, dovevano visitare gli scavi di Ercolano, avrebbero fatto sicuramente il giro turistico, quindi farlo nella nostra zona. Quindi se ho ben a quel punto là poi ho riflettuto un attimo e non mi è convenuto più perché ne vedevo la cosa. Quindi se ho ben capito, glielo chiedo per un chiarimento perché non, lei non è stato ancora esplicito sul punto, Lucchese è informato di questa vostra iniziativa, chiamiamola stragista, di attentato in coincidenza con il G7? Sì, esatto. Ho capito. Lei ha detto prima anche che uno dei fratelli Mafara, non so se Francesco o altro, è ancora vivo. Giuseppe. Ma lei come lo sa che è ancora vivo? Ma da quello che so io è vivo ancora, perché quello che so io è morto Giovanni, Franco non si trova più, non si hanno più notizie. Per quanto riguarda Peppe, l'ultima volta l'ho visto che è uscito dal lucciardone, se non l'hanno ammazzato sarà vivo, sono disposto a fare anche un confronto. Questo detto. Vabbè, questa qua dei confronti è una critica che mi interessa poco. Siccome lei ha detto non ho più saputo nulla, ma lei perché ha ancora contatti con soggetti dell'organizzazione? No, io fino al 92 che ho fatto l'ultimo lavoro con Conte e suo suocero, ho inviato in Sicilia 70 kg di morfina base che erano di Meschini Giulio, dell'autoparco di Milano, e l'ultimo contatto che ho avuto con la malavita l'ho avuto nel 92. Senta, ci dice per favore quali soprannomi ha lei? Io? Sì. Quale soprannome ho? Sì. Io personalmente? Lei personalmente? Bocconcino. Ecco, come mai la chiamano Bocconcino? Perché da ragazzo mi piacevano le mozzarelle piccole, mangiavano le scodelle intere. Ho capito. Lei adesso è libero o detenuto? Io adesso sono libero. Sono sottoposto al programma di protezione. Lei ci ha chiarito che ha cominciato a collaborare il 6 luglio del 1994. Ma come mai ha reso le dichiarazioni accusatorie nei confronti del dottor Dell'Utri solo nel settembre del 95, un anno e 3 mesi dopo l'inizio della sua collaborazione? Ma io ho iniziato a parlare dei gruppi napoletani, quindi per quanto riguarda i fatti siciliani non è che ho incominciato ad accennare a parlarne. Quindi ho iniziato a parlare di 300 persone dei gruppi napoletani, i processi che sono in corso davanti al Tribunale di Napoli. Ho cominciato a parlare di Milano e poi quando mi è stato chiesto per i miei fatti che purtroppo ero stato anche inquisito in Sicilia, giustamente non è che ero partito per collaborare con la Sicilia, quindi ho cominciato a parlare dei gruppi napoletani, sono i processi in corso con 300 persone. Mi scusi, lei quando ha parlato del dottor Dell'Utri sapeva chi fosse il dottor Dell'Utri? Sì, sapevo che ci fosse il dottor Dell'Utri, sicuramente. Sapeva che era un uomo di fiducia del dottore Berlusconi? Certamente. Certamente. Come lo sapeva? Ma pure tramite, non lo so, sì, pure tramite il giornale, sì. Tramite poi l'ho saputo anche prima, io lo sapevo già dal 77, 78, 79 che era uomo di fiducia del Berlusconi. No, mi scusi, che significa? L'ho saputo tramite i giornali, lo sapevo anche prima. No, dico, io lo so dal 77, 78, 79. Anche nelle discussioni accese, quando siamo cioè, era la cosa risaputa che il signor Dell'Utri non avrebbe mai fatto uno sgarro alla famiglia Mafra o a Mangano, in quanto lui era uomo di Stefano Bondade. Signor Cozzolino? Bondade già si parlava, quando io alla Calcestruzzi ci andavo una volta, due volte, tre volte a settimana dai Mafra.
Signor Consolino, abbiamo già imparato questo ritornello. Voglio che lei mi dica, per favore, come ha saputo. Presidente, se fosse possibile evitare di parlare di ritornelli, penso che sia. Il rispetto che è dovuto sia all'avvocato sia anche al collaboratore di giustizia. Allora, le rifaccio la domanda. Lei ha saputo che il dottor Dell'Utri fosse uno degli uomini di fiducia del dottore Berlusconi? Gli ho chiesto come, lei ha detto tramite giornale, però lo sapevo anche del 77-78. Ma lo so dal 77-78-79. Ecco, va bene. Allora, io le chiedo adesso, come mai se sapeva che, il dottor Dell'Utri era un uomo di fiducia del Presidente del Consiglio, di quel momento in cui lei ha cominciato a collaborare, come mai non ne parlò subito? Come mai? Non ne parlò subito, fin dall'inizio della sua collaborazione. Presidente, c'è opposizione, mi pare che abbia già risposto alla domanda. Glielo posso sotto altra forma, Presidente. Sì, ho capito. Ma è la stessa sostanza, mi pare che abbia già risposto. Presidente, mi pare che sia assolutamente la stessa. Il collaborante può precisarlo meglio. È una risposta che io lo sapevo già dal 77, 78, 79, che Dell'Utri era persona di fiducia non del dottor Berlusconi, prima di Stefano Bondade e poi del dottor Berlusconi. Poi non ho deciso di parlare, che era il capo del Consiglio o non era il capo del Consiglio. Io quando ho incominciato a fare, purtroppo vedi, quando ho incominciato a collaborare, non è che potevo dire tutto subito, io purtroppo accuso più di 500 persone e quindi per fare verbale 500 persone, pensa lei, non è che si viene interrogato tutti i giorni, la mattina e la sera. Si arriva, si guarda la macchinetta, ci vogliono 3 giorni e fanno interrogatorio, quindi a parlare di 500 persone che sono i processi in corso, ci vuole determinato tempo perché ho fatto dichiarazioni, poi sono stato parcheggiato in carcere, hanno fatto sicuramente indagini gli investigatori e poi venivano a rinterrogarmi, non è che si mettevano là a sapere tutta la storia della mia vita. Sicuramente quando hanno fatto indagini prima hanno fatto dei verbali, poi hanno dovuto controllare le mie dichiarazioni e dopo 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni venivo rinterrogato un'altra volta, ma prima ho dovuto parlare dei gruppi napoletani a mia conoscenza, dei gruppi milanesi a mia conoscenza, e quando sono arrivato al signor Dell'Utri evidentemente ho parlato anche del signor Dell'Utri. Ci può dire per favore quando è stato scarcerato lei? Adesso, dall'inizio della sua collaborazione? Sì, io sono stato scarcerato ottobre 95. Quindi qualche giorno dopo aver parlato il dottor Dell'Utri, parliamo come coincidenza temporale, giusto? Presidente, veramente. Non ho commenti da fare a questa domanda, credo che non sia né una domanda. Non sono da fare commenti, né una affermazione che si possono trarre. Trarre in altro luogo. Stavo chiedendo io la conferma di un dato, quindi Presidente, non credo che fosse un dato storico, cronologico, non ho commentato, non mi sono permesso di commentare. Quindi. Ricorda se lei è stato scarcerato alcuni giorni dopo aver parlato al dottor Dell'Utri? No, io ero stato già scarcerato per alcune mie vicende giudiziarie prima. C'era ancora in corso un processo su Firenze che non c'entrava niente con quelli che ho collaborato, con la distrettuale antimafia di Napoli. Non mi dovevo scarcerare la distrettuale antimafia di Napoli, ma mi dovevo scarcerare Firenze, che non c'entrava niente con le dichiarazioni che io avevo reso sul signor Dell'Utri. Quindi c'era questo, ancora l'ultimo provvedimento era restrittivo, ma era di Firenze e non della distrettuale antimafia di Napoli. Lei ha mai subito sequestro di beni da quando, cioè diciamo negli anni 90? Anzi, vi chiedo scusa, gliela pongo ancora in modo più dettagliato. Da quando ha cominciato a collaborare, lei ha avuto mai qualche provvedimento di sequestro di beni, di confisca, di revoca di sequestri? No, per il momento ci hanno sequestrato solo due ville, un terreno di 10.000 metri quadri, un magazzino di 5.000 metri quadrati coperti, un altro magazzino di 4.000 metri coperti, e per il momento ce l'abbiamo confiscato, sequestrato anche dal tribunale. Ho capito. E Della mia famiglia. Della sua famiglia intende lei e tutti i suoi fratelli? Esatto. Ma so dagli atti che c'è un altro suo fratello collaborante, mi pare Simone se non sbaglio. Sì, esatto. Altri fratelli sono pure collaboranti? Sì. Chi c'è con loro? Mio fratello Simone e un mio nipote che si chiama figlio di Simone. Okay. Comunque Riccardo non è collaborante? No, Riccardo mi sa che era stato arrestato, ha messo le sue colpe ed è stato scarcerato, quindi è ritornato in Tanzania, dove lavora e gestisce il suo commercio. Sì, ora poi ci arriviamo. Lei percepisce uno stipendio dallo Stato? Sì, esatto. Ci può dire l'ammontare, per favore? Sì, un milione. Un milione? Al mese. 1.020.000, un milione. Chiaramente al mese? Sì. Lei già ha parlato dei reati che ha consumato dicendo prevalentemente traffico di stupefacenti. Da quale anno? Da quale anno? Sì. Io come stupefacente ho iniziato nel 70 con hashish prima ancora che con i siciliani.
quando è iniziato veramente il traffico di hashish. E poi come traffico di... ho iniziato negli anni 76-77 proprio in, diciamo, all'ingrosso. Mi scusi perché questo mi interessa per un passaggio successivo. Quindi lei ha cominciato nel 70 o negli anni 70 il traffico di hashish? L'hashish ho iniziato prima con 20 kg dal Pakistan con mio fratello Riccardo e Simone. Dopo con i siciliani ho iniziato nel 76-77 a grande stile. Allora, il... Senti, un altro interrogatorio. Non è una contestazione delle prove, nel senso che c'è una lieve difformità, è una contestazione formale ma non sostanziale, perché lei in altri interrogatori ha detto che ha cominciato questo traffico di contrabbando di tabacchi lavorati esteri all'inizio degli anni 70. Ora ha detto nel 75. Mi ha chiesto il traffico di stupefacenti. D'accordo, ora. Lei può controllare. Il contrabbando è iniziato su Santa Cristalla, fuori all'acqua territoriale di Napoli, al punto Campanella Capri, con 2000 casse di sigarette nel 1974. Sono stato denunciato sul nostro proprietà con un tiro proveniente dal Belgio con 1100 casse sopra, con 30 macchine sequestrate. Quindi lei mi ha chiesto il traffico di stupefacenti. Sì, no, perché allora basta, vedete che avevo inteso male io, perché credevo che avesse risposto prima anche con riferimento a questo traffico di tabacchi lavorati esteri negli anni 75-76. Quindi va bene. Sono denunciato. Sì, non sussiste più la contestazione. Lei già ha parlato dei suoi rapporti con Mannoia. Ci può dire quando è stato detenuto con lui, per favore? Sì, quando è stato arrestato siamo stati pochi giorni insieme, penso una settimana, perché io sono partito. E più o meno quando? Nel 1984, mi sembra. Quando è stato arrestato l'ultima volta? Stavamo alla cella Bianderena, all'ottava sezione, all'ultima cella sulla sinistra. Gennaio 84. E lei già ha detto quindi che con Mannoia non ha parlato affatto in quella settimana di comune detenzione dei suoi soldi, che fine avessero fatto i soldi che lei aveva investito? Ma no, perché dovevo parlare con Mannoia? C'erano altri referenti da parlare, c'era Giovanni Bondate direttamente che parlava con mio fratello, quindi... Sì, ma lei ha fatto sempre... C'era Vittorio Mangolo che parlava, io non ne ho parlato con Mannoia. Ho capito. No, mi sembra di aver capito che lei non ha mai parlato con nessuno, solo con suo fratello. Non è vero, perché ne ho parlato pure con Giuseppe Mafra, con Franco Mafra, con Giovanni Mafra. E proprio il Mafra mi diceva, ma come mio fratello ha la testa dura come te, che non capisce niente dei soldi, li stiamo investendo bene. Quindi con Galluto non ci farebbe mai uno scherzo del genere. È il nostro paesano, di qua non farebbe mai una cosa del genere. Lei ha detto prima che chiese a suo fratello in come stiamo investendo questi soldi, perché desiderava conoscere la destinazione di una tal cospicua somma. Ora, io... mi pare ovvio. È giustissimo. Appunto, che ne parla anche con i fratelli Mafaro? Ora, lei nell'84 aveva avuto notizie sui suoi soldi? Sì, si sta interessando mio fratello. Io nell'84 cercavo di... che dovevo fare? Mio fratello ne parlava direttamente con Giovanni Bondate, con Vittorio Mangano. E cos'è? Che dovevo parlare io? Io quando ho fatto l'investimento non ci ho parlato io direttamente con Stefano Bondate, io ho parlato direttamente con i fratelli Mafra, che ci stavo 3 giorni alla settimana a casa loro. E cosa le diceva suo fratello? Cosa dicevano i fratelli Mafra? Io questo continuo a non capire. Come erano stati, in che cosa? Si limitavano a dire no, non ti preoccupare, sono in buone mani. Non le dicevano nulla, sono stati investiti in questo settore. Ma addirittura Franco Mafra, quando io ho chiesto che volevo i miei soldi, ha detto addirittura te li do io i miei e i tuoi mi accollo la quota che hai messo tu. C'era anche mio fratello presente quando Mafra gli ha detto guarda, diamo i soldi al tuo fratello che la quota sua me la voglio accollare io. Poi non se ne è fatto niente perché mio fratello nel viaggio di ritorno dice ma non stare a rompere le scatole, non ti preoccupare, ti stai facendo una posizione. Dico guarda, io sto rischiando tutte le notti, 3 volte a settimana rischio 20 anni di carcere, 30 anni di carcere, che se mi prendono con 100 kg di morfina a base non mi dicono signor Cozzolino vado a casa, che lei è una bravissima persona, ma piglio 30 anni di carcere, ecco dove sei il discorso. E quindi mi girava sapere che non potevo avere i soldi e dovevo accontentarmi dei 50 milioni, dei 60 milioni, dei 30 milioni, dei 20 milioni. Ha capito? Non
non ho capito se l'ha detto in forma negativa o in forma affermativa, cioè le davano questa parte 60 milioni, 70 milioni o non gliela davano? No, io quando facevo, cioè, i miei soldi, mio fratello diceva, comincia a accontentarti di questi che prendi, tanto non è che fai i viaggi a Buda, hai preso 50 milioni il mese scorso, hai preso 70 milioni quest'altro mese, dici, quindi i soldi stanno investiti in me, tanto è perché Mafra, nell'ultima discussione che poi c'era anche mio fratello, disse, adesso la quota di Pierino me la accollo io, e glieli do io. Vabbè, ora poi ci torneremo. Già abbiamo detto quando cominciò il traffico di hashish, e quello di eroina quando cominciò invece? L'eroina, il primo chilo di eroina in Campania, noi l'abbiamo importato, era nel 1977, primo chilo di eroina bianca. Voi rimaneste sempre in accordo con i siciliani oppure rompeste per qualche causa? No, io e mio fratello Riccardo sempre, mio fratello Simone non ha voluto più sapere sin dalla causa che abbiamo avuto insieme e dai quando abbiamo diviso una certa quota di lavoro, mio fratello Simone non ha voluto più sapere, quindi si è tirato indietro e dicevo, guarda, la mia zona, abito a Napoli, mi faccio i fatti miei, non ha voluto sapere, si è tirato indietro e siamo rimasti io e mio fratello Riccardo in contatto con i siciliani, fino al 92. Però lei al pubblico ministero, in un interrogatorio che credo sia dell'11 luglio 1994, ha dichiarato nel 1977 vi è stata rottura tra noi e i siciliani a causa della particolare avidità di questi ultimi in ordine traffici che facevamo insieme. Sì, ma mio fratello Simone, legge bene il verbale, mio fratello Simone si tira, infatti non hanno collaborato, anche perché il dottor Falcone non l'ha potuto neanche arrestare perché non c'era nelle nostre intercettazioni, non c'erano i nostri viaggi, non stava a dormire con noi negli alberghi quando andavamo a Milano, andavamo a Rimini, andavamo in Belgio, andavamo in Francia. Quindi Don Falcone non l'ha potuto neanche arrestare, perché mio fratello Simone, già alla fine del 77-78, mio fratello Simone non andava d'accordo con Ivan Neri e si è tirato indietro. È un fatto commerciale, perché noi non siamo stati mai affiliati alla marca. Noi ci ritenevamo dei grossi commercianti di stupefacenti. Quindi mio fratello Simone, tanto è vero che non l'hanno potuto arrestare nell'80 per l'operazione che hanno portato con gli infiltrati dentro, l'hanno dovuto lasciare da parte perché lui si era tirato indietro, non voleva più avere a che fare con i siciliani. Non lo potevamo costringere ad avere a che fare con Mafra, con Agate, oppure con Pietro Vernengo, con Lino Vernengo. D'accordo, ma non ho capito. Ma noi, tanto è vero che siamo stati poi arrestati insieme con i siciliani, ma io e mio fratello Riccardo. Ma Simone, non mio fratello Simone. Simone inizialmente allora ruppe per l'avidità dei siciliani? Era mio fratello Simone, perché aveva, le mie stesse idee, perché questi quando prendono i soldi sono avari. Marcello e Cina Gaetano. Poi se lo possiamo quindi passare all'esame del signor Mangano Vittorio, nella sua qualità di imputato di reato connesso. Signor Mangano, lei è un difensore? L'avvocato è segretario, vuol dire le sue generalità, deve passare forse un microfono, se no non registriamo. Ecco sì, no, può prenderlo anche in mano il microfono stesso, o staccarlo. Forse è meglio passare quello dei testi, perché sennò poi gli avvocati. Sì, vabbè, appunto, ora lo cambiamo. Pronto. Allora, signor Mangano, sì, le sue generalità? Mangano Vittorio. Sì. Nato a Palermo il 18 agosto del 1940. No, basta così. Senta, signor Mangano, lei intende essere ripreso alle telecamere? Sì. Che sono in aula? Non ho problemi. Non ha problemi, va bene. Allora senta, signor Mangano, lei viene sentito nell'ambito del procedimento penale a carico dei Dell'Utri Marcello Cina Gaetano, quale imputato il reato connesso. Come tale lei ha facoltà di non rendere interrogatorio. Lei vuole avvalersi di questa facoltà o vuole rispondere? Io vorrei rispondere anche perché, non so, mi pare che alcuni... Signor Mangano, un attimo soltanto, lei mi deve dire se vuole rispondere o non vuole rispondere. Voglio rispondere. Benissimo. Ma voglio spiegare il perché, posso spiegare il perché? No, basta sapere che vuole rispondere. No, va bene. Non ci sono problemi. Voglio rispondere. Va bene. Allora, sì, facciamo il campo del microfono. Allora, no, forse non ci arriva, no, allora forse è meglio dare l'altro microfono e voi vi servite di uno soltanto.
mettere a posto, sì. No, deve chiudere sotto. Allora, siamo pronti, poi il commissario può procedere. Signor Mangano, io vado direttamente all'oggetto di questo esame. Lei ha vissuto a Milano, se può riferire in che periodo ha vissuto a Milano? Su questo io non potrei essere preciso perché, come lei sa, io funziono a metà. Nei limiti del possibile, quello che lei ricorda. Quello che posso ricordare è che si parla già da 20-25 anni fa, quindi non è... poi con il mio stato di salute non credo che possa ricordare i particolari. Comunque, verso, io credo fino al 72, 73, 74, 72, 73, 74. Ho capito. E fui il primo ad arrivare. Il primo in che senso? Il primo nel senso che quando oggi onorevole Berlusconi si è comprata questa villa, diciamo, sono stato il primo io come operaio ad arrivare lì per mettere a posto alcune cose. Sta parlando di quella che viene chiamata Villa Casati? La villa di Arcole, Villa San Martino 42, che era del Marchese Casati, stampa di Soncino, che poi le rimase Anna Maria Casati, l'unica erede, che poi si è trasferita in Australia e questo spezzone di terreno l'ha venduto al dottor Berlusconi. Che allora non c'era né il Fininvest, né Mediaset, né Borsa, né televisione, era un semplice costruttore Berlusconi. C'era la Edna? Lui se ne andava a lavorare la mattina e io me ne andavo nei campi a lavorare con gli operai. Allora, ritorniamo un attimo indietro. Lei diceva in un primo momento quando sono arrivato ero da solo, ma era da solo sempre in questa casa che lei aveva all'interno della via San Martino numero 42. Via San Martino, ma intendo dire solo come, cioè arrivai io lì solo come, diciamo, come fattore, ma già lì c'era il dottor Delluti che erano amici, compagni del dottore Berlusconi e così mi ha offerto questo impiego. Poi io lì ho preso altri operai sempre del rione, diciamo, della zona di Arcole. Ecco perché le dico, sono stato io come arrivare per primo. Arrivare per primo significa che la villa era ancora in ristrutturazione? La villa doveva essere in parte quasi tutta restaurata. Specialmente il secondo piano era tutto frantumato, le trave cadevano a pezzi. Infatti lui abitava nel primo piano dopo averla restaurata, perché prima non abitava lì, ci abitavo solo io lì. Lui abitava in un appartamento a Milano, quando gli hanno restaurato il primo piano si è trasferito lì con la moglie e i figli. Senta, Dell'Utri abitava già là oppure abitava da qualche altra parte? No, Dell'Utri da quando è arrivato ad Arcole aveva una stanzetta che lui stava in quella stanzetta, la mattina andava al lavoro con il dottor Berlusconi, la sera rientrava, si faceva vedere per la cena e poi in quella stanza stava lì con migliaia di libri, anche perché i libri lì non mancava perché c'erano delle scorte di Casati a migliaia di libri, quindi lui leggeva sempre. E la mattina scendeva in macchina sempre in Foro Bonaparte alle del Nord, perché non esistevano altre ditte, altre società, Canale 5, Fininvest, i film, non esisteva niente, esistevano solo i palazzi, imprenditori, tutto. Senta, quindi c'era solo Foro Bonaparte come... L'ufficio era Lady Nord, Foro Bonaparte 24. Ma lei c'è stato qualche volta? Io ci sono stato lì, perché a volte avevo bisogno di parlare con lui,
Ed era molto difficile rintracciarlo anche per telefono da Arcore lì, perché non me lo passavano le segretarie perché aveva molto da fare. Allora, sapendo che lui andava a fare lo spuntino assieme a dirigenti, ingegneri, anche il dottore Dell'Utri, anche il dottore Confolonieri, avevo colpito quel momento che, per esempio, partivo da Arcore alla 1:10 e mentre che mangiavo in una trattoria, un piccolo ristorante lì vicino, quei 10-20 minuti, le dicevo che avevo bisogno, per esempio, dei soldi perché erano arrivate due camion di fieno, dei cavalli, dovevo pagare 1.000 chili di piatta, e lui mi diceva di passare dall'ufficio e farmi dare i soldi. Quindi lo frequentava per questo motivo, diciamo, per avere questi soldi per poter lavorare? Sì, a volte li avevo io dello stipendio, magari per poche cifre li pagavo io, quando non avevo, allora facevo stare i camion lì un'orata, due orate, poi li pagavi i conti, sa, sono del nord, scavinano la merce e si ci deve dare i contanti. Signor Mangano, per comprenderci, lei ha detto poco fa di avere fatto il fattore, sì. Se ho sentito bene. No, volevo capire, siccome diciamo così, nella puntata popolare lei è lo stalliere di Arco, volevo capire di che cosa si occupava esattamente lei. Io non mi offendo se mi chiamano stalliere. No, io le chiedo proprio la precisazione. O mi chiamano scopino, non mi offendo. Perché, quello che faceva lei? Perché io ho fatto sempre queste cose anche in privato quando ero proprietario io, quindi non è. Io ero il fattore, cioè come carica ero fattore, che ero responsabile, diciamo, della villa, gli operai che uscivano ed entravano, responsabile del parco, responsabile del restauro, di tutta la recensione della pista, dei cavalli, e seguire bene i cavalli in allenamento, tappare le recensioni che a volte i cacciatori facevano man bassa di lepre, e tutto questo, montare i paletti dei limiti dove era la proprietà, perché qua non è che si discute di 1.000 metri quadrati, 2.000 metri quadrati, che con un colpo d'occhio, io con un cavallo buono lì in un giorno non riuscivo a girarlo tutto e lei da suona il regolato. Senta, lei sa se venne contattato prima di tutto? No, ecco, le chiedo, lei come è stato contattato? Io ho contattato nel senso per arrivare lì. Sì, per arrivare lì. Anzitutto ci conoscevamo con Gaetano Cinà, che Gaetano Cinà aveva un ragazzo, un figlio, sì. Però che non gioca più a pallone, a quei tempi giocava bene al pallone, alla Baci Calumpi, di cui il presidente della Baci Calumpi era il dottor Dell'Utri. Dottor Dell'Utri di Marcello? Marcello, parliamo noi di Marcello, altro fratello se lo vedo neanche lo conosco perché non l'ho visto mai, parliamo di Marcello Dell'Utri, i miei contatti erano con lui. Allora nel campo, una volta ci sono andato io anche perché c'era una squadra un po' turbolenta della noce e si prevedeva, diciamo, dico, e vediamo, perché allora dice andiamoci quelli che sono più grandi di età, così li facciamo stare, se no si mettono a surfare nei campi, che cosa succede? E ci sono andato. Quel giorno lì mi ha presentato il dottor Dell'Utri, dice questo è il dottor Dell'Utri. L'ha presentato a Cinà? Cinà Gaetano. Sì. Questo è il dottor Dell'Utri, che sarebbe il presidente della Baci Calumpi, dove gioca mio figlio. Ed è una persona amica mia, diciamo che le voglio tanto bene, la rispetto. La cosa è finita lì. Questo lo disse Cinà, cioè queste parole che lei ricordava sono le parole di Cinà. Cinà, io l'ho conosciuto per la prima volta che me l'ha presentato. Dice il dottor Dell'Utri e Mangano, piacere. E rispetto a quando poi vi rincontrerete, diciamo, quanto tempo passa? Ecco,
Ci siamo viste di nuovo, ma non so se ci siamo visti in un bar oppure in qualche altro posto a prenderci un caffè, ma forse al bar del viale a prenderci un caffè. Però un giorno di questo, siccome avevo ultimato alcuni box dei vitelli in una proprietà di mio cognato, fratello di mia moglie, avevo ultimato alcune box, c'è stato un operaio che mi dice: Vittorio, ci sono persone fuori al cancello che cercano lei. Mi legai fuori al cancello perché era ricintato questa piccola proprietà di 1000 metri, 1200 metri, così. E ho visto il dottore Dell'Utri, oggi onorevole, con Cina Gaetano. Mi scusi, dove ci troviamo? A Palermo o a Milano? No, ci troviamo a Palermo. A Palermo. A Palermo. Stavo sistemando un box mio, di proprietà mio, però a Palermo, diciamo, mio. Sì, sì, di mio cognato, però mi facevo io le cose, che ero io dell'arte. E mi cominciano a parlare dicendo: Vittorio, se sei capace, se ti interessa, c'è questa cosa, che c'è l'amico del dottor Dell'Utri che si sta per comprare una proprietà e vorrebbe una persona di fiducia, una persona valida, che abbia fatto già questo mestiere di fattore, che in Sicilia si dice il curato, il sovrastante, sì, per capirci meglio i siciliani, un curato, il sovrastante. Chi invece dice il fattore, come qua si dice? Scusi, signor Manga, lei dove lo aveva fatto già questo mestiere? Lei diceva che aveva già esperienza. Ma per conto mio, anche con i miei zii, con i miei sue cose, zii, diciamo, queste sue sono così. Vuoi interesse, non presso pezzi. No, no, lei si deve fare il conto che mio nonno, Totò Mazza, il padre di mia madre, era cappelluto nella villa Pasqualino, 20 salme, erano tutte 20 salme, quasi 10 salme tutto di arancia, 10 salme tutto allevamento di bresciana. Queste cose le abbiamo di discendenza, di realtà, diciamo, questa mania di allevare il bestiame, né pecore né maiale, ma solo bestiame, mucche e vitelli, per precisare. Ora, spiegandomi la cosa e dicendomi cosa dovevo fare io lì, che non è che dovevo andare a prendere la zappa, anche perché non ce la facevo, perché questa disgrazia di incidente che ho avuto, sono tutto fratturato, quindi potevo durare mezz'ora. Già allora l'aveva avuto questo incidente? Ne avevo avuto uno. Uno, prego. Avevo avuto la frattura al bacino, che si erano aperte le gambe così, e ho avuto la duplice frattura al bacino. Ci ho detto: io non decido, non vorrei decidere su due piedi, datemi un po' di tempo, anche perché sono delle cose che è giusto che si dice anche alla famiglia, no? Perché io sono di quelli che vorrei dire comando io in famiglia, e c'è la mia moglie, fatti i valigi con i bambini e ce ne andiamo a acqua. Ne devo parlare in famiglia, se mia moglie è d'accordo, se i bambini sono contenti, vediamo che dice mia moglie, fra 10 giorni vi do la risposta. Io ho parlato con mia moglie mi ha detto: Vittorio, se tu riconosci che lì va a stare meglio, perlomeno, non so, ci fai tu, per me va bene, anche per i bambini, che c'è una bell'aria lì, non è l'aria, diciamo, della Sicilia, ma è un'altra aria, che dice, ho dato la risposta e sono salito a Milano al Foro Buona Parte per appuntamento appuntamento con chi? In ufficio c'ero io, il dottor Dell'Utri e il dottore Berlusconi, che il dottor Dell'Utri me l'ha presentato per la prima volta. Dice: Mangano, è questo. Questo dice il dottor Berlusconi, dice va bene, dice per me da domani in poi può prestare servizio. Ora viene un autista e l'accompagna, io avevo le valigie, l'accompagna ad altri. Ho detto: ma vedi che io mi devo
portare qui la famiglia e le due bambine, che adesso una dei due ha 32 anni, perciò si figura, ha l'età di Marina e Berlusconi, e l'altra figlia mia ha l'età, Cinzia, di Dudu, Gian Piero Silvio, che lo chiamano, come figlio di Berlusconi. Cioè, per dire, l'età già quanti tempo. E io dopo un mese e mezzo sto vedendo mia moglie con i miei bambini, e così mi sono messo a lavorare, a mettere a posto i paddocchi e tutto. Sì. Senta, quindi Dell'Utri già lavorava là? Come? Quando lei è salito, mi diceva, già Dell'Utri lavorava da Berlusconi? Era già lì in ufficio, io non so se era ufficiale che lavorava lì oppure già ancora, però io lo vedevo lì in ufficio, si ritirava la sera con Berlusconi e l'autista, quindi penso che non lo faceva gratis, già lavorava, certo. Lì. Lei lo sa che lavoro faceva precedentemente da lui? No, non lo so. Quindi successivamente si trasferisce tutta la sua famiglia? Io. Lei e poi tutta la sua famiglia? Prima io, sì, dopo mese sale mia moglie con i due bambini. Che ripeto, una adesso ha 32 anni e una ha 29 anni. Senta, per riuscire a comprendere anche proprio esattamente qual è il periodo di tempo rispetto al, non so se lei lo ricorda, ecco, le chiedo prima di tutto questo, se lei ricorda questo sequestro che avvenne, quello d'Angerio, anzi dico solo questo perché poi anche sulla data vedere se lei ha qualche ricordo particolare. È stato nel periodo che io ero ufficialmente impiegato lì. Ma da quanto tempo lei era lì, se lo ricordo, se lo può ricostruire? Ma è... non glielo so dire. Non lo sarà so. Stato da mesi, sarà stato... Non lo sa specificare. Sarà stato due mesi, tre mesi, un mese e mezzo, non le dico una bugia. Senta, in relazione proprio a questo... a questo sequestro, sì. Lei ricorda che cosa avvenne, cosa ricorda di quella sera in particolare? Io di quella sera ricordo che sono andati via tutti gli invitati. Ma lei era pure lì? Io ero presente lì. Lei era presente alla cena? Certo, io ero sempre lì con loro, con tutti. Cenava insieme a loro? Sì, sì. Anche mia moglie cenava insieme. No, no, io lo sto chiedendo, non ho nessuno stupore. Come che... Sì. Niente, cosa mi ricordo? Che gli invitati se ne sono andati. Una volta che se ne sono andati gli invitati, sapendo che non vanno più gli invitati nel parco oppure in scuderia, io vado a mollare i quattro mastini napoletani, perché già se ne sono andati, il parco è chiuso, le chiavi ce l'ho in tasca, non entra più nessuno nel parco e neanche in scuderia, e mollo i quattro mastini napoletani che li potevo tenere a bara solo io con la busta, tenerla a distanza perché ero quello di Leone, il più piccolo pesava 85 kg, per dire. Tutta assieme sento grida. Allora apro la chiave, chiudo di nuovo nella partizione dei mastini e sento gridare, io vado all'incontro del dottor Berlusconi, sento, è successo, dice, ma è successo qualcosa, dice, mettiamoci in macchina, Vittorio, andiamo a vedere che cosa è successo sulla stradale 100, non lo so, è la strada che fa Arpore Villa Santa. Siamo andati lì e abbiamo saputo questa, diciamo, notizia ancora più... Ma già loro l'avevano raccontata, però gridavano perché non ritornati indietro, c'è come una confusione. Senta, signor Mangano, lei sa che poi successivamente, relativamente a questo sequestro, è stato processato e condannato Vernengo? Se lo conosce, no, questa, la conosce? Io... questa posizione non lo so, fatto di... Lei sa che venne ritrovato proprio la carta d'identità sul luogo del delitto? No, io
cui è stato interrogato, mi pare, da un colonnello di Monza. Il dottor Berlusconi ha rilasciato delle dichiarazioni, anche la signora Carla, mi pare che ha rilasciato, la signora Carla, la moglie del dottor, la prima moglie. Cioè non ho avuto ripercussione su questo, poi la cosa è finita così perché la stessa sera la macchina ha sbattuto e il principe si è ritirato con l'alfetta dei carabinieri, quindi la cosa poi andò così, è finita così, non so c'è niente. Certo, vuol sapere se poi comunque questo sequestro ha avuto qualche conseguenza sul suo rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro non c'è stato comunque, diciamo. Cioè lei è stato licenziato in conseguenza di questo sequestro? Allora, appunto le dico, funziona a metà, però se mi dai il tempo io sì, sì, spiego. Mi scusi se lei lo prego. Io non ho avuto nessun disturbo per questo fattore del sequestro, no? Perché l'onorevole Berlusconi, la fiducia che aveva a me, che io avevo a lui, alla sua famiglia, ai figli, al pari lui l'aveva a mia moglie e ai miei figli, sembrava come fossimo dei parenti, per dire. Quindi non ha avuto, però c'è stato un giorno un fatto che poi è diventato clamoroso, perché se prima i giornali non parlavano di Mangano Vittorio perché non lo sapeva se questa persona esistesse ad Arcore, perché io non è che andavo a giro con il biglietto a dire sono Mangano Vittorio, certo, e sono il fattore del dottore Berlusconi, andavo a fare la spesa con mia moglie e mi ritiravo o ci andavano con le cameriere. È successo un fatto clamoroso. L'amoroso che mi ha indotto ad andare via, e le spiego qua perché. Perché io ero già residente lì ad Arcore da circa 2 anni, a municipio, le carte d'identità, nella patente, il trapasso nella patente, pagavo le tasse, tutto. Quindi i magistrati lo sapevano che io ero ad Arcore, in Villa San Martino 42, alle dipendenze di questo titolare. Un giorno mi manda a chiamare il maresciallo dei carabinieri di Arcore. Dice, Mangano, dice il Barotto, dice, mi dispiace, lo devo arrestare. Perché? Dice, lei ha una condanna definitiva da 2 mesi esecutiva, da 2 mesi e giorni. Io, ma di che cosa? Maresciallo, me non legga bene la cosa, perché visto io non ho carichi pendenti, non avevo né denunce né mafia, qui non esisteva il 416 bis. Allora stiamo parlando di eventi remoti, quindi io ho qualche precedente per qualche assegno a vuoto grazie a qualche brava persona, qualche assegno a vuoto e qualche truffa. Allora che cosa è successo? È successo che me l'hanno spiegato, intanto noi l'accompagniamo a carcere di Monza, io ho fatto poi a carcere di Monza nomina al mio avvocato e l'avvocato Cortario ha fatto un incidente di esecuzione e dopo 12 giorni, 18 giorni sono uscito con l'incidente di esecuzione perché cercavano Passo del Rigano, via Giuseppe Di Stefano 2 a Villa Turrisi, che c'era mia sorella, e mia sorella si diceva si è trasferito. Questo Arcore non mi trovavano, con tutto che ero registrato all'anagrafe, non mi trovavano. Allora il pretore la fa in contumacia, primo, secondo grado, Cassazione non esiste, e mi arriva questi 2 mesi. Che grazie all'avvocato contrario, fatto l'incidente di esecuzione e sono uscito. Però uscendo ho trovato tutti i giornali della Lombardia,
pure quello di Topolino, che parlavano di me. In che termini? Che Vangano non era il fattore di Berlusconi, ma sì, Berlusconi se l'ha portato da Palermo come guardaspalla. E la mafia si sta trasferendo a nord, quello e quell'altro, tutti i giornali. Dopo 6 giorni non ho potuto più, ci ho detto a mia moglie. E parlo con il dottore Dell'Utro. Sono dottore, si tratta di questo. Dice, ne parla con il dottore, con Coloniere, perché io sono pure uno. Cioè, non è che conto come può contare con Coloniere, con me. L'ha indirizzato con Coloniere. E allora, con Coloniere mi chiama, dice, che è Vittorio? Ho pensato di ritornarmene a Palermo, sa, forse l'aria non ci giova, i miei figli li vedo un po' palliducci. Dice, ma lei si preoccupa dei giornali che attaccano, scusando, dice, se ne è forte. Dice, per noi non ci sono problemi. Dice, se tutto... Così il giornale ci danno un taglio. Ho preso 4 cose, perché i mobili erano tutti dell'onorevole Berlusconi, io non avevo niente. Abbiamo preso le forchette, i bicchieri, i servietti, ce ne siamo andati, i visiti. E me ne sono andato io, nessuno mi ha mandato via. Solo per questo motivo, questa è la verità a livello Vangelo, quello che ho detto ora, io, oggi. Per suo scrupolo, diciamo. Come? È andato via per questo suo scrupolo. Sì. Di non danneggiare. Per... Sì, poco così. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Noi abbiamo agli atti una nota, 25 febbraio 76, in cui lei, il 6-12-75, secondo questa nota, dichiara di eleggere domicilio in Arcole, via Villa San Martino 42. Si tratta in particolare... di una delle sue dimissioni dalle carceri di Palermo, però non sono quelle di cui parla lei, ecco per quale motivo io glielo chiedo. Lei parla in particolare di una detenzione che è avvenuta per una 30 giorni ed è avvenuta all'inizio del 1975. Questa invece è un'altra detenzione successiva. Lei esce il 6-12-75 e dichiara di eleggere domicilio in Arcole via Villa San Martino 42, secondo quello che dice questo documento. Quindi io volevo capire da lei questo, cioè quando colloca lei tutti questi fatti, perché non vorrei che dato il tempo trascorso magari ci fosse qualche... Forse c'è la zona. Non facciamo confusione, perché le date degli arresti forse... Perché parlo dell'articolo 860 del codice penale, mi pare che sia un po' perduto. Presidente, a parte risultare allo stato matricolare, risulta appunto da questa nota, datata 25 febbraio 1976, del gruppo notifiche, però non si riesce a capire, dei carabinieri dovrebbe essere. No, il questore, della questura. Ma lei lo ricorda questo fatto? Io mi ricordo che sono uscito dal carcere dopo poco, neanche un mese e mezzo, ce ne siamo andati. Lei ricorda questo fatto, lo associa al fatto che è uscito dal carcere? Sì. Ricorda se fu per questa truffa, cioè voglio sapere semplicemente se lei ha dubbi da questo punto di vista, cioè fu dopo questo discorso della truffa o è stato per una successiva detenzione? No, non c'è stato, è stata sola una detenzione lì ad Arcole che mi hanno portato prima a Monza c'è stata una rivolta per Capodanno e mi hanno portato a Terni e da Terni sono uscito. Poi se parliamo di altre carcerazioni... Guardi, si tratta di una carcerazione probabilmente che...
si può anche dimenticare in fondo, perché si tratta di 5 giorni, secondo quello che è lo stato matricolare. 5 giorni. Dallo stato matricolare lei risulta arrestato il 27-12-74, domicilio dichiarato all'ingresso, via San Martino 42 in Arcore, e poi lei esce il 22-1-75. Successivamente ce n'è un altro, io leggo sempre il suo stato matricolare, 1-12-75, uscita il 6-12-75, che poi corrisponde con questa nota, 6-12-75, dichiarando domicilio Villa San Martino 42 in Arcole, risulta anche dal suo stato matricolare. Io quando me ne sono andato di Arcole ho tolto anche il domicilio e la residenza e l'ho trasferita a Palermo. Ho sistemato la mia famiglia e me ne sono risalito di nuovo ad Arcore, ma non più nel dottor Berlusconi, nella frazione Misurato, dove avevo degli interessi con i cavalli di appoggio da Pepito Garcia, che penso che lei avrà fatto già le sue indagini. È una scuderia alla periferia di Arcore che si chiama Misurato. Quindi, anche che me ne sono andato di Arcore, me ne sono andato della villa, non ho avuto più contatti con il dottore Berlusconi, ma io ero ad Arcore sempre in compagnia di questi commercianti di cavalli, andavamo a fare le fiere, andavamo a fare l'aste di cavalli, e parecchi camion di cavalli sono scesi a Palermo, sono documentati, sono stati venduti, sono... Nel 78 mi hanno arrestato. Sì, per un altro motivo, era un fatto di estorsione. Sì, il suo collega, il dottore, il procuratore aggiunto, il dottore Loforte, per far risalire con mandato di cattura, per associazione a delinquere e tentata estorsione ai danni della Villa Sirena e la Villa Accobaleno. Era quel discorso famoso delle tessere buttate. Sì. E io ero sceso la sera prima di Milano e la mattina alle 5 mi arrestano. Questi fatti io li ho detto al dottore Borsellino, allora, buon'anima al dottore Borsellino. E il dottor Borsellino mi ha detto, dice, facciamo indagine, manca. Dopo tempo, il dottore Guido Loforte, oggi procuratore aggiunto, mi ha prosciolto per insufficienza di prove, che allora c'era l'insufficienza di prove. Invece, che con una nota mandata della Criminal Poll, che ancora è conservata questa nota, al dottor Borsellino, la quale le dice, per le informazioni che ha chiesto il dottor Borsellino, che Mangano ha da decenni che a Milano, non ha mai disturbato nessuno, frequenta i campi ippici, anche se qualche confidente ci dice che se la fa con qualche pregiudicato. Dice, ma noi, il dottor Borsellino, buon'anima devo dire, perché aveva tutta una sua modo di interrogare tutto speciale, sia lui e sia il dottor Falcone, mi ha prosciolto a formula piena e sono uscito nel 78. Neanche sono uscito, dopo 8 giorni è morto mio padre con un cancro. Tutte le disgrazie. Risalgo a Milano, il 5 maggio dell'80, vengo arrestato e non esco più. Sì, ci volevo arrivare, però prima vorrei esco dopo 11 anni. Trattare questo periodo che va dal 75 al 1980. In particolare volevo sapere da lei se durante questa, cioè anche prima, diciamo, durante questa sua permanenza a Milano, lei aveva avuto modo di frequentare o conoscere, o li aveva conosciuti anche prima a Palermo, una serie di persone che le volevo elencare: Nino Grado, Gaetano Grado, Franco Mafara, Totuccio Contorno, Peppuccio Contorno, Pippo Bono, Alfredo Bono, Pietro Vernengo, glielo ho già chiesto, non glielo richiedo. Alcuni di questi nomi sono conoscenza di carcere, invece qualche nome è anche conoscenza di carcere,
ma poi siamo diventati parenti perché ha battezzato una mia figlia, che oggi ha 22 anni. Di chi parliamo? Che sarebbe Nino Grado. Siamo diventati, diciamo, quasi compari così. Poi io fui arrestato il 5 maggio dell'80, fino al 90 non ho saputo più niente di quello che succedeva a Palermo, quindi ora ci arriviamo. Non posso rispondere di ci niente. Arriviamo al 90, certamente. No, io lo sto chiedendo proprio di questo periodo su cui lei può rispondere. In particolare Nino Grado, lei ebbe modo di incontrarlo in questo periodo milanese, diciamo così, nel periodo in cui lei era a Milano? Ma Nino Grado lui abitava a Milano. Lui, Nino Grado, diciamo. E qualche volta vi siete visti, visto che vi conoscevate? Sì, qualche volta ci siamo incontrati, siamo andati a cinema, a cena assieme, ma lui abitava lì, ma io, cioè, lui faceva abitazione da Milano. Io però ci vedevamo molto di rado perché io ero ad Arcore, da Arcore lì è molto distante. Senta, lei Calderone Antonino lo conosce? No. Calderone Giuseppe l'ha conosciuto? Come? Giuseppe Calderone l'ha conosciuto? No. Di Catania, tutti e due. No. Ora le spiego per quale motivo le faccio questa domanda. Io le avevo chiesto di Nino Grado e Gaetano Grado per sapere se lei aveva partecipato a una cena o a un pranzo, questo lo chiedo a lei, insieme allo stesso Grado, al Calderone e a Dell'Utri Marcello. Dottore, a me mi sembra molto difficile la cena, perché il dottor Dell'Utri, quando si ritirava in villa con il dottor Berlusconi, con la scorta e l'autista, non usciva più, perché il mangiare era dentro la villa, che era meglio quello del ristorante. Il fatto di dire che il dottor Dell'Utri andava a mangiare con persone sconosciute, a me non mi risulta, io non l'ho mai visto mangiare con nessuno. L'ho visto mangiare solo con i suoi colleghi dell'ufficio, architetti, geometri, insomma, questi sono. A volte mangiava, sì, no, a volte, anche spesso mangiava da me, io lo invitavo ai quattro mori, a sì. Piazza Castello, perché mi trovavo bene in quel ristorante. No, ma questo è un altro ristorante. Però, sempre di giorno, questo è un altro ristorante. Non ce n'erano cene. Questo è un altro ristorante, si chiama Le Colline Pistoiesi. Glielo chiedo anche perché lo stesso Dell'Utri ha ammesso di avere partecipato a questa cena, pranzo, a quello che è. Se lui l'ha ammesso, io non ne so niente, io non c'ero, quindi io non c'ero. Scusi, signor Mangano, Presidente, la domanda, credo che non c'è la sincerità della risposta, posso che il dottor Dell'Utri non l'ha mai ammesso di aver partecipato a questo pranzo con Calderone. Possiamo rileggere la parte? Possiamo rileggerla perché, se mi fa finire con il dottore Gozzo, il dottore Dell'Utri ha ammesso di aver pranzato qualche volta con il signor Mangano e una volta c'erano altri due commensali, ma non ha saputo indicare chi fossero, quindi non ha mai ammesso di aver partecipato a quel pranzo. Presidente, ero presente all'atto, me lo ricordo perfettamente cosa disse il dottore Dell'Utri. Comunque, non ha importanza. Presidente, io ho fatto, mi sembra correttamente, e mi sembra che mi si debba dare atto di questo, ho fatto precedentemente tutte le domande e solo alla fine ho detto che Dell'Utri aveva ammesso questo fatto. Quindi non mi sembra che ci sia nulla che possa nuocere, già la risposta era stata data. Va bene, se per questione ho inteso fare una precisazione, il signor Mangano ha dato la sua risposta. Presidente, lo vedremo, per favore, poi. Avvocato, prego. Vedremo successivamente nel corso dell'esame dell'Utri, vedremo quale sarà la sua risposta, eventualmente ci sarà una contestazione da parte di lei. Ha mai conosciuto Di Carlo Francesco di Alto Fondo? No, dottore, il collaborante non l'ho mai conosciuto. Non è il mio personale. Insomma, della vostra società. Della nostra società. Non l'ho mai conosciuto e ne dice troppo fesserie questo. Anzi, faccio una richiesta. Sì. In base a quello che lui dice di certe cose con dal dottor Dell'Utri, portatemelo a confronto, me le dice davanti a me qua. Io sono tutto qua e lui è tutto qua.
Guardi, il confronto può riguardare soltanto le cose che lei dice in contrasto con quello che dice Di Carlo, però devono essere delle circostanze identiche. Di me non dice niente, ma sono devono riguardare le stesse cose. Di me non dice niente, ma sono molto arrabbiato quando io leggo Panorama, Espresso e altre di leggere delle cazzate enormi. Come per esempio il fattore di Cozzolino che consegna. Mangano, scusi, le richiamo a un linguaggio più forbito, non siamo qua. Tanto possiamo in aula di giustizia. Come per esempio il fattore dei 70 miliardi che consegna a me Cozzolino, a me e a Marcello Dell'Utri per metterli in società in una nelle costruzioni di Milano. Ebbene, questo processo si sta celebrando a Napoli. A Napoli è stato richiesto, diciamo, Cozzolino a deporre nel controinterrogatorio. Lui ha negato tutto. Signor Riccardo, l'abbiamo sentito stamattina. Che a me mi ha conosciuto in carcere. L'abbiamo sentito stamattina. Altri non lo conosce. 70 miliardi non me ne ha mai dato. 70 miliardi non me ne ha mai dato, nel 79. Lei si figura, nel 79 lui mi dà 70 miliardi quando mi conosce nell'81. L'abbiamo sentito stamattina. No, ma io queste cose le voglio dire, perché se sono qua dobbiamo chiarire, chiariamole. Io voglio chiarire con lui tutto quello che vuole chiarire. Già un perfetto, però il signor Cozzolino non ha detto nel mezzo che voi cercate di battere ferro caldo con me, ma voi non ci riuscite. Signor Mangano, noi vogliamo dire lei, la dottoressa Sabbadini, il dottore. Signor Mangano, non abbiamo ancora le domande. Lei mi risponde, il mio vuole rispondere. Accuse generiche, non esiste. Signor Mangano, le tocco la parola. Lei deve limitarsi a rispondere alle domande per cui non fare commenti né polemiche. Prego. Chiedo scusa, posso, Presidente? Prego. Siccome è stato, credo, un indirizzo seguito dal Tribunale anche in occasione dell'esame di altri collaboranti, quello comunque di fare terminare al collaborante, in questo caso all'imputato di reato connesso, ciò che sta per dire, anche perché è emersa una circostanza che noi non conoscevamo, difforme da quanti invece ha ribadito stamattina il signor Cozzolino, quando poi il dottore Cozzo è andato via, per questo mi permetto di dire, l'ha detto, perché poi l'è andato via, quindi solamente per quello. Presidente, mi sembrava che riferisse di circostanze che non poteva conoscere personalmente, che quindi probabilmente riguardano dei sentito dire semplicemente. Comunque, in ogni caso, chiederemo l'acquisizione di questo verbale, non c'è problema da parte nostra. Non c'è nessun problema. Senta, quindi al di là del 1900, quindi questo incontro di cui abbiamo parlato adesso sarebbe avvenuto nel 1976. Successivamente, nel 1980, vi è un'intercettazione telefonica in cui lei parla direttamente col signor Dell'Utri. Io volevo sapere quindi, a questo punto, tra lei e Dell'Utri, dal 75 fino al 1980, che tipo di rapporti vi erano stati? Avevo saputo che era andato via, forse per pochi anni, dal dottor Berlusconi e era andato a lavorare in un certo Rapisaldi. Un soffalto, tanto per dirne uno. E così ho saputo, e sono andato a salutarlo. E io stesso lo avevo. Le disse come mai era andato da questo truffaldo? Come? Come mai il signor Dell'Utri va da questo truffaldo? Gliel'ha specificato? Come è entrato in contatto? Io non gli ho detto niente, ma l'ho sostenuto per me. Perché non è che lo so solo io, lo sa. Un errore. Lo sa tutto Palermo. Cosa? Cosa il signor Rapisaldi stuffato? Lo so, e quindi lo sapeva anche il signor Dell'Utri? Io non lo so se lo sapeva, se lei mi dice non ce l'ha detta il dottor Dell'Utri, no, non ce l'ho detto, non ce l'ho voluto dire. Perché io non ha voluto calcare la cosa. Non ho voluto proprio mettere la benzina sul fuoco. Ma quando lei parla di queste cose con Dell'Utri, già il fratello è stato arrestato o si tratta di un periodo precedente? No, non lo so. Non so. Ha avuto modo di parlare per esempio con Cina Gaetano di questo discorso, di questo cambio di datore di lavoro da parte dell'Utri? No. No. Senta, io le riferivo poco fa di questa telefonata. Lei ricorda questa telefonata? Tutto è stato oggetto anche di un dibattimento a cui lei ha partecipato, se non ricordo male, in cui lei era imputato. Ricorda il contenuto di questa telefonata?
quale telefonata? E allora, se vuole io gliela posso dare lettura. Ma se per il processo Spadola, se è una telefonata del processo Spadola. Certamente, sì. Quelle bobine, diciamo, sono state falsificate. A dibattimento, il professore Campo gliel'ha dimostrato al presidente come erano falsificate quelle bobine con le trascrizioni. Addirittura. Senta, lei conosce un certo Tony Tarantino? Tony? Tarantino. Sì, l'ho conosciuto. Ma chi è questo Tony Tarantino? È una persona che io ho conosciuto a Palermo così, che so che stava a Milano e di tanto in tanto mi accompagnava alla clinica Sant'Ambrogio per farmi l'esame DOP, l'ecoDOP alle carotide e i problemi femorali delle vene che ho. Ma è un siciliano? Lui... È un siciliano, dico, dal nome, mi sembra. Ma è morto. È morto. È siciliano, chiesto. Era una persona che conosceva dell'Utri? Come? È una persona che dell'Utri conosceva? No. Non c'entra niente proprio. Non c'entra niente, perché da questa telefonata invece voi Mangano parla con il dottor Dell'Utri, dopo averlo cordialmente salutato, gli chiede se ha telefonato Tony Tarantino. Magari... Scusa, signor Mangano, io non so il tribunale come si muova nel caso di domande poste su telefonate, delle quali ancora non è stato, meglio, è stato disposto la trascrizione ma non è stata materialmente eseguita. Peraltro bisogna anche, ora non so le cose che riferisse prima il signor Mangano quando ha detto che è stato smontato dal professore Campo in un altro processo la genuina riproduzione di queste conversazioni. È tanto smontata che c'è stata una sentenza di condanna sulla base di questa intercettazione. Io scusa, non io sto intanto è vero che io con molta serietà mi pare che non so se è stata fondata su quella telefonata, questa sentenza di condanna, non conosco insomma quali siti abbia avuto questa conversazione telefonica sotto il profilo della corretta assunzione nel processo. Quindi io sottopongo al tribunale l'opportunità di porre domande con riferimento a una conversazione telefonica ancora formalmente non acquisita perché non trascritta. Ma ci sarà un brogliaccio che se ne è stato depositato. Sì, proprio conoscenza di questa telefonata. Proprio di questo sì, parentesi gli è stato contestato in un dibattimento. Presidente, chiedo scusa, mi permetto di dire che se i brogliacci facessero fede il codice non prevederebbe la trascrizione. Ma le consentire in questo momento la domanda, poi valuteremo. Sì. Io tenerne conto o meno. Cercavo semplicemente di comprendere se i dati che sono inseriti nel brogliaccio sono comunque dei dati rispondenti in qualche modo al vero. Cioè, se esisteva un Tony Tarantino, è questo che volevo capire, semplicemente. Lei poi ha parlato, parla nel corso di questa telefonata di un cavallo. Di un cavallo. Lei ricorda in particolare un cavallo che si chiamava Epoca? Sì, vede un processo Spadola, un processo passato giudicato già, o come ha detto lei. Fui condannato a 10 anni, poi in appello 7 anni, ho fatto tutte 7 anni, più altre condanne, ho fatto 11 anni di galera. Se può rispondere alla mia domanda, che sono grato. Il cavallo era Epoca, esisteva, forse c'ho ancora il pedigree, è un puro sangue. Io non dico che non esisteva, voglio sapere, era Epoca questo cavallo? Era Epoca e non era droga. Era Epoca. Da questo punto di vista. E si chiama Epoca. Il tribunale si è convinto che era. Sarà. Senta, volevo sapere semplicemente da lei una cosa. Lei questo cavallo lo ha tenuto, l'ha continuato a tenere ad Arcore? Chiedo scusa, siccome ci sono qua dei commenti che non ho avvocato, per favore. Presidente, chiedo scusa. Il commissario mi ha invitato a non fare commenti e la difesa per favore non intervenire. Anche perché il tribunale non si è mai pronunciato su questa telefonata, dicendo che questa telefonata significa. In questo momento ma stiamo facendo un altro discorso, avvocato. Sto guardando le dichiarazioni dell'Utri Marcello. Nella fattispecie. Lei ricorda se questo cavallo Epoca è stato tenuto ad Arcore? Continuato, cioè è rimasto ad Arcore anche quando lei se n'è andato. Il cavallo Epoca era una femmina, un puro sangue da 7 anni, era nella scuderia di Pepito Garcia di mia proprietà, questo cavallo. Un giorno quando si è fatto il vago per scendere i cavalli, è sceso anche Epoca a Palermo. Questa Epoca ci cavalcai qualche volta, ci cavalcò qualche volta mia figlia e poi l'ho venduta. Quindi fino a quando è rimasta? È rimasta a Palermo fino a quando è morta, secondo me.
Quindi, diciamo, lei va via da Ercole, per riuscire a capire, porta via la cavalla con sé o la cavalla rimane ad Ercole? No, ma forse non mi sono spiegato. Il fatto di andare via di Ercole è una cosa, ma mi porto i cavalli perché che sono miei, sono dell'onorevole Berlusconi. Quindi questi io sono altri cavalli di appoggi in una scuderia a parte. E questa epoca era del, era appoggiato in una scuderia. No, era appoggiato in una scuderia a parte ad Arco. Ed era sua. Ha misurato, era mia, non solo questo, 20 cavalli. Sì. 20 bulletti, tutti puro sangue che andavano nei butti. Quando fui arrestato li ho fatti vendere tutti, perché già forse non prevedevo che mancavo 11 anni. Senta, nel corso della telefonata di cui le parlavo poco fa, voi parlate anche di un certo Tonino. Ricorda di chi si tratta? Lei conosce un Tonino? Posso? Perché qua tutti abbiamo la memoria storica, qualcuno ce l'ha la memoria storica, allora qua devo fare riferimento a questa telefonata che si riferisce al processo Spatola. Io gradirei che il pubblico ministero, al fine di fare conoscere perfettamente come e quando si sono esplicitate queste due telefonate, che sarebbe quasi una della domanda del pubblico ministero, a quale telefonata si riferisce? A quella intercettata nel processo Spatola? E se ha il brogliaccio di leggere il contenuto di questa telefonata e l'eventuale interpretazione da parte del signor Mangano. Non ho e problemi. Poi la successiva di quella del 1980, ritengo, che si riferisce alla telefonata che intercorre tra il signor Mangano e il dottore Berlusconi. Nell'ambito delle sue domande, francamente, io che conosco, diciamo, la cronaca, la storia di questi avvenimenti, riesco a rapportarvi. Però se avessi le sue domande, francamente, sembra quasi incomprensibile. Dell'altro difensore, perché altrimenti avrei letto anche integralmente. Dunque, si tratta della telefonata numero 100, nel brogliaccio, da giri 075 a 082, ore 15:44, dovrebbe essere del 5 febbraio del 1980, box 75, telefonata in partenza al numero 80 54 136, in utenza a Fava Sergio, via Chiaravalle numero 79. Mangano parla con il dottor Dell'Utri. Questo, se io posso, io la leggo integralmente, dico, per sfugare qualsiasi dubbio. Sì, prego. Allora, Mangano parla con il dottor Dell'Utri, dopo aver cordialmente salutato gli chiede se ha telefonato Tony Tarantino. Dell'Utri risponde che gli ha telefonato e ha detto che lo avrebbe chiamato in albergo alle 16. Mangano riferisce a Dell'Utri che ha un affare da proporgli, correggo alcuni errori sintattici, Presidente, e che ha anche il cavallo che fa per lui. Dell'Utri sorride, così c'è scritto, e risponde che per il cavallo ci vogliono i piccioli e lui non è. Mangano non ci crede. Dell'Utri spiega allora che ha avuto dei problemi. Mangano, con tono scherzoso, gli dice di farsi ridare dal suo amico principale, Silvio. Dell'Utri risponde che quello lì insura e gli spiega che ha dovuto pagare per via di suo fratello 8 milioni solo per perizie contabili. Nello stesso tempo lui ha bisogno di soldi per gli avvocati perché è nei guai, sempre per via di Lupazzo Da. Continua dicendo che lui prende come viene, ma bisogna anche affrontare le situazioni. Mangano chiede allora se suo fratello è sempre a Torino. Dell'Utri risponde che suo fratello Alberto è sempre a Torino e che spera che gli venga tolta la camorria, così potrà muoversi e lavorare. Mangano chiede notizie dell'ufficio. Dell'Utri risponde che quello dove era stato anche Mangano ha chiuso, perché la società è fallita, è intervenuto il tribunale e ha messo i sigilli a tutto, e quindi lui adesso è in mezzo a una strada. Mangano chiede quindi se ha sentito Tonino. Dell'Utri risponde di sì. Mangano gli chiede se ha detto qualche cosa di lui. Dell'Utri risponde di no. La conversazione si chiude con Mangano e Dell'Utri che fissano un appuntamento da Mangano a cui parteciperà anche Tonino e cercheranno di sbrogliare una cosa. Questo è il contenuto. Ricorda questa telefonata? No. No, deve parlare al microfono. Deve parlare al microfono. No, questa telefonata non la ricordo e siccome adesso sto male non ricordo più niente di niente.
Sì, intende dire che non vuole la cortesia. Signor Mangano, vuol dire no, non è il Ministero che deve fare la cortesia. Lei deve dire soltanto se vuol continuare a rispondere o se non vuole più rispondere da questo momento in poi. Non posso più continuare a rispondere, sto male. Non vuole più rispondere, bene. Non voglio più rispondere. Va bene. Allora possiamo porre termine all'esame dell'imputato. Posso, Presidente? Prego. Chiedo, Presidente, la produzione di tutti i verbali precedentemente resi a Mangano Vittorio ed acquisiti al procedimento, e cioè il verbale del 4 aprile e dell'8 aprile del 1995, e il verbale del 29 giugno 1996. Va bene, ora per completezza, scusi, Ministero, per completezza, scusate un attimo, Avvocato Trantino, per favore. Ecco, signor Mangano, lei deve dire chiaramente al Tribunale se non è in condizione più di rispondere a causa delle sue condizioni fisiche o se non vuole più rispondere, in questo momento si avvale la facoltà di non rispondere. Mi avvale la facoltà di non rispondere. Benissimo. Bene, allora potete accompagnare il signor Mangano. Sì. Buongiorno. Buongiorno.